Ciao amici, bentornati con i video sul paranormale del sabato. Visto che i video precedenti vi sono piaciuti, ho deciso di portarne altri, ancora più spaventosi. Prima di cominciare però, voglio ricordarti di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche. Questo per non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo. Una giovane coppia nella loro casa hanno cominciato ad avere problemi con un poltergeist. All'inizio si pensava che fosse solo semplice suggestione. Ma poi, una sera, i giovani hanno incominciato a sentire degli strani rumori provenienti dal piano di sotto. A quel punto decidono di andare giù a controllare. Mentre scendono le scale, notano un lampadario che incomincia a dondolare da solo. Una volta scesi giù, entrano in una stanza. Mentre il giovane si gira con la telecamera, riprende alcuni oggetti cadere. Oh. Dopo di ciò, la coppia chiede all'entità di manifestarsi, muovendo qualcosa dallo scaffale. E lo spirito non si fa vedere. I fenomeni purtroppo non finiscono qui. Infatti, in un altro filmato, la coppia riprende il proprio cane che sembra veda qualcosa. Nei giorni successivi, le cose non sembrano migliorare. Infatti, ciò che succede porterà la coppia ad abbandonare quella casa. Il secondo filmato è stato registrato da dei cacciatori di fantasmi che decidono di recarsi in questo luogo abbandonato, dove si dice che vengano praticati riti satanici. Mentre i due uomini esplorano la zona, ad un certo punto riprendono con la telecamera qualcosa sul tetto di una casa abbandonata. A prima vista sembra che una donna cammini sul tetto di quella casa. Ad un certo punto si può notare che quella donna sembra che si accorga dei due uomini. Ma la domanda è: cosa ci fa una donna in piena notte sul tetto di una casa abbandonata? I due uomini a quel punto decidono di entrare ed andare a controllare. Ma una volta lì non trovano niente. I due cacciatori di fantasmi spengono le torce per vedere se succede qualcosa. E qualcosa in effetti succede. La figura di una donna sembra apparire nel buio più totale. Le immagini non sono molto chiare, ma si può notare che effettivamente qualcosa si sta muovendo. Nel prossimo filmato, un cacciatore di fantasmi di nome Danny, che gestisce un canale YouTube, si reca in una chiesa abbandonata. La chiesa in questione sembra essere stata teatro di strani riti. Alcuni coraggiosi che hanno osato entrarci hanno dichiarato di aver sentito il pianto di una donna. Dan decide di entrare nella chiesa per indagare sull'accaduto. Una volta dentro, il cacciatore di fantasmi incomincia a sentire degli strani rumori. L'edificio è molto vecchio e sta cadendo a pezzi, quindi potrebbe essere normale sentire quei rumori. Ma ad un certo punto, Dan incomincia a sentire il pianto di una donna. What the hell? A quel punto Dan, girandosi con la telecamera, nota che in una delle panchine della chiesa c'è qualcosa che non si sarebbe mai aspettato di vedere.
Hello? Su una delle panchine della chiesa, Dan riprende una donna seduta vestita di bianco. A quel punto, il cacciatore di fantasmi si fa prendere dal panico e fugge via terrorizzato. Vorrei farvi una domanda, ragazzi. Se vi foste trovati nella stessa situazione di Dan e avreste visto quella donna seduta lì sulla panchina, come avreste reagito? L'ultimo filmato, ragazzi, ha un non so che di spaventoso. In questo ultimo video, un uomo dice di essere perseguitato da degli spiriti maligni e dichiara che di notte accadrebbero nella sua stanza cose terribili e spaventose. Così l'uomo decide di riprendere tutto ciò che potrebbe succedere di notte con la sua telecamera. E questo è ciò che ha ripreso. A una certa ora della notte, sembra che spuntino da ogni parte della stanza, sia dal soffitto che dai muri, braccia e mani. Non so se questo video sia autentico o sia un fake. Certamente, mette veramente i brividi. Il video finisce qui, ragazzi. Spero vi sia piaciuto. Noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!